Buonasera a tutti, sono Luigi Onaraco, se preferite, bentornati su Dragon Zero Can Battle. Questo è una run di Goku Ultra Instinct Dokkan Event con audio post registrazione. Purtroppo ho dovuto registrare tre run senza il parlato, quindi mi faccio una post visione di queste tre run ricommentandole. Non so, magari non le commenterò tutte, però divertiamoci. Questa run non è una di quelle che mi aspettavo di vincere, sinceramente. Extreme Tech contro Goku Ultra Instinct è tosta, però ho avuto fortuna a trovare un Black Rose Ability 1 amico, se non erro. E fidatevi che Black Rose è tanta, troppa roba. Va bene, vabbè, fino alla fase 3 in realtà c'è poco da dire, ragazzi. Quello che farò sarà mettere a posto le turnazioni. Metto più o meno a posto le turnazioni in modo da arrivare alla fase 3 e utilizzare... Non penso l'unico item... No, non credo l'unico item, penso di averne utilizzati 2 o 3 di item. Però l'unico item obbligatorio. Se hai gli abiliti full, sto team puoi anche evitarlo. Benché sia ability alta, è parecchio ability alta, se non erro, Golden ability 3, Broly ability 3, poi che altro ho giocato? Vabbè, Cell Second ability free, Rosé ability free, Rosé amico ability 1, Bardock ability 2 almeno, e poi non so se ho utilizzato anche Cell, Perfect Cell Tech, non penso. Invece sì, ho giocato anche Perfect Cell. Perfect Cell è probabilmente l'esa che più attendo, ancora più di quello di Full Power Freezer, perché ragazzi, Perfect Cell tanca da dio ora. Se me lo potenziano in attacco, tanta roba. Ecco, una cosa che mi vedrete fare in queste prime due fasi anche è iniziare a caricarmi Rosé. Quindi inizierà a far prendere pugna Rosella R. Se mi chiedete il perché non ho giocato Zamasu e altro, il motivo principale è perché ce l'ho ability free. Zamasu deve stare ability 2 o 3 come minimo per essere quantomeno accettabile. E qua mi becco anche una bella special regalata. Grazie. Ti voglio bene anch'io, gioco. Sei Broly sotto cartone mobile di una corazzata. Ed eccoci alla fase 2. Sulla fase 2, ragazzi, poco da dire. Ve la lascio gustare e ci vediamo a Goku Genkidama. Eccoci qua, come vedete c'era poco da dire sulla fase, quindi
Fai un pochino, Goku Genkidama, si mira a ucciderlo veloce, penso di aver utilizzato dei Baba. Salvo non avessi sbagliato a portare gli item, allora forse utilizzo un Ghostash. Qua in realtà in un universo parallelo avrei potuto... Ah no, uso un Ghostasher. Mi ero portato quelli. In quel universo parallelo avrei potuto utilizzare anche volendo un Whis più Golden. Qua poi ho avuto anche un leggero culo in realtà perché avere Goku attaccare all'ultimo posto equivale a un due turni di attacco libero completo. Tanta, tanta, tanta roba. Poco da dire. Ok, si iniziano a fare i dannini. By Golden, un PG che non ho capito cosa mi ero bevuto quando io ho aperto le strade lasciando in basso a destra. Non aperta, per me ho bevuto qualcosa. Non me lo perdonerò mai di avevi aperto in basso a sinistra invece che in basso a destra. Ma neanche mi sono confuso tra i due, no, 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 proprio non gli ho aperto in basso a destra perché è convinto che non l'avrei mai portato SA Max. Quando invece me la sono farmata la sua SA, me la sono farmata. Mi ricordo ancora, me la farmai prima di Goku ESA. Mi sono portato SA 10 da Goku ESA. Vabbè, qua accetto di rischiare anche se non è un rischio, cioè. Sinceramente. È difficile che potessi morire in questa fase. Ce ne voleva. O perché quando Broly attacca, Broly attacca. Cioè, può buscarle quanto volete, Broly, ma in danno sempre tanta tanta roba è. Ok, adesso arrivano le fasi che mi sono sorpreso da solo di essere riuscito a passare con così pochi oggetti, perché Kokui picchia, 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 picchia. È peggio di picchio pacchiere, di picchio picchiarello, picchio picchio pazzarello. Qua è Goku picchiarello, picchia, picchia, più non posso. Sempre leggo le tante di novità. giusto per far capire la situazione tragicomica. Quindi mi aspettavo di venire shottato malamente. Invece è andata mediamente bene. Qua naturalmente cerco di tenermi Cell Second quando possibile vicino in turno in modo da quantomeno potenziarmi quel che posso rosè. E poi vado avanti. Questo primo turno mi è andato abbastanza grasso in cui dato che attacca solo due volte. Cioè attacca solo due dei tre PG, quindi ho uno spazio libero. Ma già qua al prossimo turno le buscherò abbastanza. I danni all'inizio mi sembrava che non... cioè, di un basso assurdo. Quando vidi questi danni già mi diedi per vinto, ve lo dico. Se pensai qua finisce che utilizzo tutti gli oggetti, me ne rimane uno. E poi perdo alla fine perché voglio rischiarmela. Poi qua qualche botta di fortuna che ci becchiamo la special sui Golden. Aspetta che comunque fa male, se non erro. Non vorrei sbagliare, mi sembra che mi facesse 40.000 su Golden con passiva attiva. Capiamoci. Questo turno qua tipo le ho buscate tanto, ma tanto. No, 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 no. Qua cerco di capire un attimo che fare della mia vita. Poi vedo quegli orb verdi e lo capisco. E alla fine capisco anche che è meglio utilizzare Whis. Capisco benissimo che è meglio utilizzare Whis. Perché avrei potuto non usare Whis, prendere tre orb con Broly, quindi farlo tankeggiare un pochino. Però ho preferito ridurgli bassissimo la difesa per fargli più danno possibile. Qua abbiamo anche un po' di fortuna con i critici, i danni non esistono, cioè i danni sono un'illusione ormai in questo turno. Ne possiamo anche dimenticare dei danni. Prescindendo intanto un sottofondo musicale perpetuo. E poi arriva Broly che non mi ricordo. Il danno se lo piglia, se ne piglia anche tanto in
Sto turno, se non erro, non è che sciotti. Non è che ci fa critico, non penso. Sti cavoli, ho fatto il critico, ho fatto il suo milioncino. Anche qua Bardak, scusate, se il second non subisce nulla, andiamo verso la chiusura della fase. Sorpreso, vi dirò sinceramente, di essere riuscito a chiudere così facilmente. Se non sbaglio, addirittura non mi ricordo se chiudo sto turno oppure sarò obbligato a giocare il Dokkan. Forse addirittura dovrò usare il Dokkan per chiudere la fase. Perché per pochissimo non l'ho ucciso, non ricordo di preciso. Bardock. Eh sì, dovete usare il Dokkan. Che tristezza. Sempre a full vita comunque, fregandomi tutti. Giocando doppio Cell, cioè doppio Cell, doppio Rosella R, sto team diventa di un tanking che fa paura. Hai solo Broly su cui possono farti danno serio. Il resto si devono impegnare. Si devono impegnare ad avere attacchi davvero alti. Andiamo in Dokkan, ci rifulliamo e ammazziamo il nemico. Passando quindi all'ultima fase, che stranamente, se non erro, dura anche meno di questo. Ovviamente, se riuscivo ad andare in Dokkan contro il boss finale, sarebbe stato leggerissimamente meglio. Però non si può avere tutto dalla vita, ragazzi. Io volevo un coniglio tondo tondo che voleva essere il più bello del mondo. Primo fra tutti, poi volle arrivare. E ora viene mandato perennemente. Dove? Esatto. Datevi Doc. Mentre vi continuate a pompare la difesa in maniera indecente, perché ricordiamoci che i ragazzoni si pompano anche la difesa. Ed eccoci qua nella fase finale. A sto punto fui sorpreso, mi ricordo, perché un item alla fin fine quello su Goku. Su Goku è una rottura di scatole, non è veramente un item utilizzato. Mentre uno su Goku io mi sorprese. Poi anche mi sorpresero in maniera inquietante i danni. I danni furono una cosa terrificante. Cioè, vedere così Ability 1 beccarsi 45.000 danni coi pugni. Golden beccarsi 12.000. Bardock 65.000. Cioè, ragazzi, fu un trauma. In questo momento davvero non vedevo la vittoria.
Cioè, avevo tolto neanche una barra e mi shottava. Qua decisi di tankare quello che potevo, evitando i danni a Broly e attaccando con quello che avevo, ragazzi. E mi beccavo una speciale in faccia. Da 109.000 con diluzione del danno. Quindi critici maximum di Cell. E poi la mia speranza era tutta rivolta a lui. Speranza che per una volta venne anche completamente esaudita, come vedete. Broly incavolato nero perché Goku ha l'Ultra Instinct e lui no. Gli fa doppia special critica. Così un terzo di vita tolta perché sì, detta come va detta, sta tolta perché sì. E questo, se non erro, è l'ultimo turno, perché tipo gli imploderà il mondo addosso a sto poverello. Se ricordo bene, adesso vede l'universo implodere. Cioè, è stata comica, questo turno qua è stato comico. Forse è il prossimo, l'ultimo. Non ricordo in realtà, sapete? Sembra sia questo l'ultimo turno. Sì, direi che era questo, 1.752 di critico, lasciamo perdere, e vittoria. E con questo, ragazzi, vinta con Extreme Tech, non me lo aspettavo. Noi ci vediamo al prossimo video.